Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Brista Addiction. Io sono Marco Bracca e sono un appassionato di orologi. Avrete visto il mio sorriso stampato sulla faccia, non solo per l'ospite importante che abbiamo oggi sul canale, ma per il ritorno di Orologi sul tavolo con, una serie alla quale tengo tantissimo e che finalmente, post lockdown, ho di nuovo la possibilità di portarvi, di portare qua sul canale. Ti lascio presentare, Francesco. Grazie, Francesco Calamai. Da un po' di tempo mi sono lanciato dal 2000, per l'esattezza dal 2014, mi sono lanciato in questa bellissima avventura di produrre orologi. Un po' particolari, diciamo così, se posso dirlo. Allora, ragazzi, vi ricorderete qualche tempo fa, ho già avuto la possibilità di recensire un orologio prodotto da Orologi Calamai ed è tra l'altro uno dei modelli che è qui presente sul tavolo. E allora, io dividerei intanto quello che vedete qua sul tavolo in due macro gruppi. Ci sono orologi vintage della collezione privata di Francesco, che sono una parte del talk show, e poi direi che ci sono alcuni orologi proprio del brand, alcuni orologi moderni, che lascerei per la parte finale. Quindi parliamo degli orologi che produci in fondo e degli orologi invece tuoi personali, che magari hanno qualche storia bella da raccontare all'inizio. Allora, una curiosità, parlami proprio di come hai incominciato ad avere il desiderio di voler produrre orologi. È iniziato nel 2014, dopo che ho avuto la fortuna di vendere l'azienda che avevo prima, che produceva acqua minerale. Dopo un po' di tempo, a non fare nulla, non mi sentivo bene, per cui ho deciso di iniziare una nuova attività in maniera molto tranquilla, che andasse a coniugare due mie passioni. Gli orologi, sono un micro collezionista di orologi, e il volo e gli aeroplani. E da lì è nata questa avventura, senza conoscere nulla del mondo degli orologi e della produzione degli orologi, è iniziata questa avventura. Vorrei dire una cosa, io sto ancora imparando a fare orologi, cerco ogni nuovo modello che faccio di poter migliorare qualcosa. Passione. L'orologio, siamo nel 2020, ma è un po' di anni in cui è un accessorio, ha perso tante della vera funzione di lettore del tempo di prima, per cui per me un orologio mi deve dare un'emozione soprattutto, oppure possibilmente mi deve ricordare qualcosa. La pensiamo allo stesso modo, siamo più o meno sulla stessa lunghezza d'onda. Anche io riesco a raccontare, ad appassionarmi, a vedere qualcosa in più in un orologio quando ha qualcosa da dire, qualcosa, un sapore invisibile, ma che sta dietro alla persona, dietro al possessore o all'ex possessore, magari come in alcuni casi che andiamo a raccontare oggi. Allora, dimmi l'ultima domanda prima di cominciare. Sì. Dimmi, da dove è iniziata la tua passione per gli orologi? Quando hai sentito che è arrivata questa cosa dentro di te? Allora, un pochettino è sempre nata, come posso dirti, l'orologio è un vezzo. Mi è sempre piaciuto, come ho avuto un po' di soldini in tasca, di mettermi qualche orologio, di comprarmi qualche orologio. È nata... Allora, ora non voglio fare il romantico. E mi riallaccio al discorso del ricordo, di poter ricordare qualcosa. Io ho avuto un fratello in cui ero molto attaccato, che è morto in aeroplano a 19 anni. E quando è morto mio fratello in questo incidente di aeroplano, avevo un orologio al polso. E quando è stata recuperata la salma, io ero bambino, mio padre mi diede l'orologio che aveva al polso mio fratello in quel momento. Che sarebbe questo? Che io non ho mai fatto toccare, non ho mai fatto nulla, dove segna ancora l'ora in cui mio fratello ha avuto l'incidente. E da lì, forse, non voglio dire che da lì mi è nata la passione per gli orologi, ma mi sono reso conto che un orologio deve dare un'emozione, deve rappresentare qualcosa e possibilmente una persona. Mi hai parlato di questo orologio, mi permetto di prenderlo. Se fai benissimo. Mi hai parlato di questo orologio prima di sederci qui, appena arrivato in casa, e sono rimasto molto emozionato, e ovviamente credo sia il pezzo più importante di tutto il tavolo, ma esatto. Penso il più importante della tua vita. Esatto. Perché è un orologio che non credo abbia nessun tipo di valore ipotizzabile per te o per nessun altro. Un orologio che adesso andiamo magari a raccontare,
per primo. Hai fatto qualche ricerca sulla frase? Nulla, perché non mi è mai interessato minimamente. Beh, infatti mi non sembra... Non si vede nemmeno il marchio, si vede poco. È una casa che... Sì, è una casa che non ho mai visto, devo essere sincero. Sì. Credo sia una delle tante case che poi sono sparite negli anni 60. Non è fatta male come cassa, guarda, è abbastanza studiata. No, ed è una cassa, è un fondello in acciaio, cassa cromata, e al vetro crepato. Ovviamente. Ha preso la botta anche. Lo stesso cinturino di quando avvenne praticamente... Sì, ancora non è stato nemmeno lavato. E credo che questo non abbia bisogno di chissà quante parole che lo descrivano, sì. Perché hai già detto tutto tu, Francesco. Bene, ti ringrazio. Allora, andiamo avanti. Andiamo e avanti facciamo di quelli vintage. Allora, andiamo avanti dagli altri orologi vintage e io ovviamente lascio scegliere a te perché... Perfetto. Io partirei con questo. Questo è un Corum che me lo presi da c'era un negozio a Firenze incredibile, una gioielleria. Era una signora in via Tornabuoni che aveva degli oggetti splendidi e vendeva anche orologi, ma solo quelli che lei trovava particolari. Posso? Questo è un Corum in cui il quadrante è una piuma di fagiano. Ma dai! Ce lo giuro. E guarda la bellezza e prova a mettertelo al polso, lo indossi che è un piacere. Il vantaggio è che lo adopri sia con l'abito da sera, che però te lo puoi adoperare anche con dei jeans ed è perfetto. È una piuma di fagiano? Una piuma di fagiano. Lavorata, penso, con delle resine per farlo diventare praticamente rigido e utilizzabile. Anche questo mai aperto, se giri funziona. E questo incassa movimento a carica manuale 18 carati. Sì. Carinissimo. Cioccolatino praticamente. Bellissimo, no? Mi piaceva molto, stavo cercando un orologio un pochettino più elegante e allora questa signora, brevissima venditrice che mi conosceva, mi ha rifilato un sacco di cose per le mie amiche soprattutto, e non per me, con me mi ha rifilato solo questo. Poi passerei a questo, che ci tengo, certo. Un altro orologio che ci tengo tantissimo. Non penso, no, nessuno me l'ha mai valorizzato, perché è un Villeroy che a me l'ho trovato, mi piace in una maniera incredibile, trovo che è un quadrante molto molto bello, un movimento non so nemmeno che movimento incassa, ho fatto delle ricerche su internet, nessuno lo conosce questa marca, penso che questo però questo tipo di quadrante, penso anche questo tipo di movimento e anche il tipo di cassa è stato utilizzato nel passato da più aziende. Sì, è una cassa che ho molto visto, standard. È una cassa sì, è una cassa abbastanza standard, cronografo monopulsante, anni direi 10-20. Sì, quegli anni lì. Sì, ho visto altri orologi simili, ma è carinissimo. Credo sia stato rimesso in sesto, ma è molto bello. Dov'è che l'hai trovato? Questo è da un negozio a Firenze, ma all'epoca c'erano i negozi a Firenze o gli amici che te li proponevano, non c'era questo culto ancora del secondo polso. Delle volte dai, me lo dai, ma così al bar, diciamo in questa maniera. Io gli acquisti che ho fatto a Firenze li ho fatti soprattutto verso San Frediano, quella zona un po' malfamata all'epoca, ora è una zona bella di Firenze, prima era un pochettino più malfamata e c'era movimento, diciamo, in questi termini. Stranissimo il modo in cui si attacca al cinturino. Vero? Sì, sì. Beh, allora, è un orologio che ovviamente non penso che utilizzerai particolarmente. L'ho utilizzato per tanto tempo. Dai! Usato per tanto tempo con grande piacere. Ah. Ma prova anche questo a indossarlo e sono tutti... Allora, per me l'orologio deve essere facilmente indossabile. Perché l'orologio poi alla fine va portato. Vedi, ottima lettura che ha, anche delle funzioni Chloe. Con questo ho preso il mio primo brevetto di primo grado. Feci il brevetto di primo grado con questo orologio. Quindi hai un ricordo. C'è un ricordo. Ho detto, gli orologi devono avere un ricordo, se no altrimenti hanno... Quello... Ma poi... Avrei detto una bugia di rispetto a quello che ho detto prima. Ma è grande, effettivamente è grande. Cioè per l'epoca, guardando nella TV ed è veste veramente come un orologio moderno. Esatto. Questo è l'orologio da sera di mio padre, che anche questo lo tengo con... Come lo ricordo di mio padre. Funziona? Penso di sì, prova, non te lo so dire, perché
Questi di ricordo li sono tenuti in cassaforte e lasciati lì. No, certo, certo. Beh, sì, mi dicevi prima che, cioè, il dispiacere sarebbe immenso a perdere orologi di questo calibro. Diciamo che questi di famiglia, questo è mio fratello, questo è mio padre, cioè preferirei prima che mi rubassero anche pezzi più importanti. Anch'io ho. Ma ti racconto un'avventura divertente, sì? Invece che ho avuto. Una grande soddisfazione quando mi hanno rubato un orologio. Dai. Ma una soddisfazione enorme. Ritorniamo un attimo, sì, scusa la battuta, ma... ritorniamo un attimo, sì, a questo qua. Sai, anche io ho già in collezione già adesso degli orologi che mi ha regalato mio padre, sì. Sono orologi, anche orologi che mi ha regalato mio nonno, ci tengo tantissimo, sì. Anche se di fatto non sono particolarmente super ricercati, sì, o di marchi importanti, perché non è la cosa al centro di quando un orologio è un dono, quando un orologio è il vettore di un ricordo, sì. Quindi questo ti capita ancora di utilizzarlo ogni tanto? Allora, io da sera, quando mi devo mettere un orologio da sera, adopro questo, quello che mi ha regalato mia moglie. Ok, l'ultimo. Ok, l'ho visto. Quindi questo qui è più che altro un cimelio. Un ricordo di famiglia. No, bello, comunque questo qui. Comunque è un bel quadrante. Bello, un orologio quadrato. Adesso non se ne sono tanti. Non esistono più praticamente di orologi quadrati. Come si poteva spendere, diciamo, non dico poco, perché comunque il materiale è prezioso, ma di certo nella fascia di prezzo paragonata ad oggi non esistono più orologi di questo stile qua, e esiste solo il vintage. Carino, comunque ecco un cimelio che dovrà rimanere al sicuro. E diciamo che, mi dicevi off screen che alcuni di questi orologi poi li donerai a tuo figlio. Sono pratica già tutti dati a mio figlio. Sono tutti suoi? In pratica sì. Ok. Li tengo la cassaforte io, ma perché lui lavorando in Svizzera non si può portare il suo in giù, capito? Allora è nella cassetta di sicurezza mia e di mia moglie. È contento? Molto contento. Beh, lo sai che mio figlio lavora nel mondo dell'orologeria. Parlamene. Mio figlio lavora per un grosso gruppo svizzero di grandi brand di lusso, proprio nel settore del design di queste cose. Ah, non lo sapevo questo, non lo sapevo. Poi magari me ne parlerai in futuro. E infatti io ho la fortuna che prima di andare a lavorare in questa azienda, in questo gruppo, mi ha lasciato un po' di disegni nel cassetto. Perché sennò il problema di fare un orologio oggi come oggi, c'è il problema meccanico, c'è il problema... Ma chi è che ti disegna un orologio? Perché tutto il gioco nell'orologeria è ridurre le tolleranze. Faccio un salto di pane in frasca, posso? Sì, assolutamente, sentiti libero. Se te vedi in questo mio ultimo crono, per esempio, guarda la sfera dei secondi continui o quella dei minuti, come sfiora, cioè riesci a vederci nello svaso dello spazio. Vuoi prendere anche la lente di ingrandimento? Sì, sì, no, lo ricordo il G50. Non riesci a vederlo. Allora, questo cosa significa? Che devi lavorare con maggiore precisione. Se fai 1000 sfere, forse 200 le butti via, perché basta che ti tocchi lo svaso che si ferma il movimento. Cioè, sono tutte cose di cercare di raggiungere le altezze minime, dove si può guadagnare questa cosa. Quindi mi stai implicitamente dicendo che hai un bel controllo qualità? No, controllo qualità, io sono una piccola azienda, sai qual è il mio controllo qualità? Qual è? Molto semplice, è inutile che io prenda dei grandi professionisti che mi firmano dei fogli. Io ho due assemblatori, maestri orologiari, uno a Bologna e uno a Firenzuola, che è anche il mio tecnico, che mi assemblano tutto l'orologio. Cioè, è la loro esperienza che non mi devono mettere quella lancetta se non è venuta bene. È la loro esperienza che mi devono avvitare una vite in una certa maniera. Ok, ti fidi di due persone e non di un sistema. Di un sistema più complesso. Con le produzioni che faccio io, se prendessi un sistema, facendo ora chi fa grandi produzioni non può ragionare. Beh, certo. Sarebbe una presa in giro. Cioè, non lo farebbero. Capito quello che voglio dire? Beh, poi è comunque una cosa sulla quale puntare, no? Il rapporto umano. Sotto dentro il fondello c'è il nome e quando hanno assemblato l'orologio.
Dentro il fondello. Ah, ok. Sotto, scritto da loro. Ok. Facciamo di nuovo il salto. Bene, torniamo al vintage. Torniamo al vintage, e questo qui è un pezzo che ho visto e sto già... Questo me lo comprai tantissimi anni fa, mi piaceva. Penso che avevo 18-19 anni quando comprai questo orologio. L'hai comprato nuovo? Nuovo, sì. Porca vacca. L'ho adoperato per tanto tempo. Bellissimo. Sono preso degli altri. No, guarda, allora, parte ma mi sei qui sgranato per girare l'ora, però il movimento funziona. Io te l'ho detto, non sono mai stato un grande intenditore di orologi, io compravo col cuore, ho sempre comprato e mi piace, me lo posso permettere, lo compro, a prescindere. Adoro questa cassa Movado comunque, l'ho già vista su alcuni diver di Movado, tra l'altro c'è anche il datario, il 12, bellissimo. Ed è una cassa bellissima, proprio fino agli anni 60, agli anni 70. Bad vintage. Pezzo invidiabile questo qua. E ti capita ancora di usarlo? Onestamente no. Poi purtroppo ora producendo i miei orologi adopro i miei, che devo collaudare i nuovi modelli, li devo spaccare, faccio questo, non ho tempo per adoperare altri orologi. E infatti è ancora veramente in ottime condizioni questo qua. Bello, veramente un bel pezzo, quadrante panda inverso. Sì. Bene, allora, il Movado l'abbiamo guardato. Questa era di mia nonna. Allora, io avevo una nonna che all'epoca adoperava un quadrante nero e un orologio grosso. Cioè, per una donna? Per una donna. Ti rendi conto adoperare un orologio simile? Un Longines. Un Longines di questa dimensione, che è un classico orologio da uomo. Questo cos'è? Un 32 mm? Sì. Più o meno. Sì. A occhio e croce. Però, se ci pensi, la nonna è stata a Croce Rossina nella prima guerra, 15-18. Una donna è 15-18 e ti adopre un orologio simile. E allora anche questo, ma un ricordo, doveva essere una donna molto molto particolare. Questo è un orologio degli anni 40, anni 40-50. Qui c'è mio babbo che mi scrive, ultimo orologio della nonna Velia. Della nonna Velia, bellissimo. Veramente bello. È saltato via il trizio da prima. Sì, è saltato via tutto. Veramente, veramente bello. E tra l'altro vedo una forma di cassa che comunque riprende quello che hai tu al polso. Esatto. È l'orologio militare comunque di tipo da aviatore. E adesso parliamo anche dei tuoi orologi. E questo qui quindi è l'orologio della nonna. Della nonna. Che per fortuna è rimasto qua, intatto nella collezione. Che non è dentro la cassaforte, Coppa di Avella, anche lui. Che bello. Immagina il peccato di perdere l'orologio del nonno che non si sa più, non si sa dove è finito. Nel cassetto. È un'eredità preziosissima, secondo me, questa qua. Cosa succede? Gli orologi come questi qui finiscano. Facciamo un esempio, io sono un micro collezionista, poi c'è mio figlio appassionato di orologio, un paio di mani. Ma fai conto che io non avessi un figlio appassionato di orologi. E tra l'altro io devo morire come tutti, però male. E avessi una figlia che invece è appassionata di viaggi. Chi gli arriva? Gli arriva il Francesco Calamai del caso, che gli dice allora ti do i soldi per fare questo viaggio a seconda della mia collezione e gli prendo tutti gli orologi, perché a lei non gliene fregherebbe nulla. Già. Ecco come finiscano poi alla fine gli orologi. Se la passione non viene tramandata. Passione non viene tramandata e giustamente vengono venduti in blocco. E per questo io spero un giorno, se mai, spero avrò la fortuna di avere un figlio, di riuscire a tramandare un po' questa passione, senza pretendere niente, ma magari instillare un po' nella mente. Andiamo avanti. Questo orologio, allora, a dir poco vissuto. Ti racconto la storia di questo orologio. Tudor Snowflake. Volevo comprarmi, stranamente andavo al mare. E mi avevano invitato in barca, per cui dico mi compro, io non avendo mai avuto orologi da barca marini, mi vado, c'era l'orologeria svizzera a Firenze, vado per comprarmi un Rolex Submariner e metto, all'epoca quando compravi Rolex trattavi lo sconto, non è più quel mondo. C'era questa signora deliziosa che però fecotto mi avrebbe fatto, diciamo, a disconto, e però io non avevo questo importo da potergli dare anche con l'a disconto. E da dietro venne fuori il tecnico svizzero
Te lo lascio maneggiare così che lo mi fece, meglio. Che mi fece? No. Si vede che questa signora ci teneva tantissimo a questo tecnico, molto bravo. Con un linguaggio un po' tedesco, un po' l'italiano, dice no, per te ho trovato, io l'orologio giusto. Questo, chiudolo, ma è come Rolex. E certo, guarda, mi fece vedere, c'ha qui marchiato Rolex. E il prezzo ovviamente era più basso del Rolex Submariner, che me lo potevo permettere, così me lo comprai. Sto parlando 1974. C'ha i suoi anni questo orologio. E se io ti dicessi adesso, io lo sto guardando ora con l'occhio di un 25enne millennial, e sto guardando un orologio vissuto, vintage, io ti dico, ma tu ovviamente in tutti questi anni questo orologio l'avrei visto mutare, l'avrei visto virare nel corso del tempo. È andato via colore qui sulla ghiera. La lunetta praticamente è quasi non si legge più. È una ghiera fade, si dice, ghost. È praticamente è un fantasma. È omogeneo. Si è sciolto praticamente il colore, penso per il sole, l'acqua salata. Poi ho adoperato in mare tante volte. Il vetro ha virato, il trizio ha virato. È un orologio che è diverso, cioè se l'avessi visto all'epoca avresti detto ma è impossibile, come cavolo fa a diventare così un altro orologio. Il fondello c'è scritto Rolex. Non c'è scritto Tudor. In quest'epoca Tudor aveva ancora tutte le parti condivise con Rolex. Hanno il quadrante e le lancette, penso. E io cosa ho al polso? Ho il mio Tudor Prince Date, che praticamente è un cronografo, che è praticamente un Daytona. Che è praticamente in cassa movimento ETA, un Valjoux 7750. ETA modificato da loro. Sì, leggermente abbellito sulla massa. Lo controlla, cambierà qualcosa. Però di fatto questo qui è uno dei primi Tudor che inizia ad avere la corona logata da Tudor, il bracciale logato da Tudor. Prima avevano ancora questa particolarità, praticamente di condividere tutte le parti, praticamente identiche, le stesse parti, le stesse casse, le stessi i fondelli marchiati, il bracciale. Bracciale Rolex. Solo dopo hanno deciso di dare questa caratterizzazione al brand, perché prima anzi volevano dare questo feeling che erano di fatto degli orologi Rolex. Ma rimane uguale, cioè la corona identica, solo che marchiata Tudor. Fantastico, io sono un grande appassionato di Tudor e credo che la mia passione per Rolex del passato mi stia portando ad appassionarmi sempre di più a Tudor, anche per colpa di tutte le manovre di mercato di Rolex moderne che mi hanno allontanato tantissimo a livello di passione degli orologi moderni, reselling, orologi che non si trovano, ghiere ceramica super luccicose, diametri esagerati. Allora, io penso che quando uno si compra un orologio gli deve piacere e devi poterlo indossare. Giusto. Se uno si prende un orologio per metterlo solo in cassaforte... Non è un appassionato. Non c'è niente di male, Non c'è niente di male nell'essere commercianti, ma questo è un canale dedicato agli appassionati di orologi. Questo me l'ha regalato mia moglie. Questo è meraviglioso. Me l'ha regalato mia moglie, è anche buono, È certo che è buono. Sì. È in oro bianco e in acciaio? È in oro bianco. Bellissimo, questo è un Vacheron Constantin. Un bello orologio. Bellissimo orologio, corona piccolissima, che cassa, è tenuto veramente benissimo. Sì. Però guarda, ho anche paura di operare, ma perché se lo perdo, io sono già separato una volta, la seconda volta Però guarda, vedo tipo le anse, che hanno diversi gradi di sfaccettature. Hanno tre livelli di sfaccettature, la cassa idem, è un gioiello. È un bellissimo orologio. È un bellissimo orologio e mi piacerebbe tantissimo vedere che razza di movimento in cassa deve avere, un movimento meraviglioso, che è quasi un peccato non vedere. Allora, ti confesso una cosa, io sono per non vedere il movimento. Quello lo deve vedere il tecnico, deve vedere il movimento. Chi se ne intende veramente? Sai cosa? La tendenza ormai si è completamente spostata in quella direzione. Infatti ho detto per me. Per te. E infatti non vedremo mai un orologio calamai col fondello a vista. Ma poi, scusami, io monto degli ottimi movimenti svizzeri, ma sono movimenti trattori. Esatto. Dei muletti, non è il caso di guardare. No, si possono anche guardare, non c'è mica nulla di male. Se li vuoi guardare vai dall'orologiaio a approfondire. Esatto, l'importante è che siano... Lo vi dico sempre, l'importante quando si apre un orologio o fai aprire un orologio vedere che la cassa sia progettata su quel movimento, perché io ho visto anche alcuni orologi con fondelli in vista, con le viti blu e compagnia bella, poi vengano aperte e vedi un fermamovimento. Preferisco un
non vedere il movimento per avere una cassa progettata su quel movimento. Ma lo sai cosa? È brutto vedere dire del fermo movimento, ma ormai è diventato praticamente lo standard moderno, perché lo standard moderno appunto va a guardare dimensioni più grandi, e se non c'è innovazione dal punto di vista dei calibri e le casse diventano più grandi per forza di cose. Io quando hanno iniziato a fare gli orologi, a me mi hanno messo il fermo movimento, le prime serie, poi mi sono arrabbiato, perché ho detto ok, io posso fare anche una cassa grande o fare una cassa piccola. Se il movimento ha un diametro di 30 e la metto dentro una cassa di 40, voi mi dovete fare la cassa, non piena, che sia un tondo da pieno, non che sia un tondo e poi ci mette il fermo movimento, ma mi dovete fare la cassa con dentro si diventa più piccola per arrivare alla misura giusta di questo peso. Mi piace, questo approccio mi piace, anche perché l'orologio risulta bello massiccio, più pesante. E deve essere, ci hai messo un po' di cuore nel farlo. Io penso che quando si fa un orologio bisogna metterci un pochettino di passione e un po' di cuore. Cerchiamo di farlo. Io cerco di farlo. Io imparo ogni orologio che faccio, ogni nuovo modello, cerco di migliorarmi. E sto imparando un po' tutti questi, virgolette, tecnicismi. Tecnicismi. Amore che c'è su un orologio. Io, il mio obiettivo è, se ci arriverò, me l'auguro, piano piano, di avvicinarmi alla qualità dei grandi brand svizzeri. Senza mai avere un movimento come loro, perché quello non me lo potrò mai permettere. Questo è un tema caldo. Appunto ti faccio questa domanda. Secondo te arriverà mai in Italia qualcuno che si metterà in gioco per produrre calibri qui? E allora, senti, il problema è che un movimento è fatto da tante componenti. Te puoi fare anche un bellissimo progetto di movimento, puoi fare i ponti, puoi fare queste cose, ma poi tutti i piccoli pezzettini dov'è che li vai a comprare? Non puoi avere, cioè, le grandi case, alcune grandissime case riescono a prodursi dentro quanto? Il 90% delle componenti? 100% non ce la fanno mai. Per cui alla fine il problema è tutti i subfornitori che ti hai bisogno per fare un movimento. Devi andare a prenderli in Svizzera o in Oriente. È vero. Fine, questo è il problema. Il mondo è paese. Si può fare, per carità, e io spero, qualcuno sta provando, io spero che ci riesca, e se ci riesce sarò il primo ad informarvi seriamente per provare a montarla anche nei miei orologi. Però penso che sia un lavoro estremamente duro. In questo senso, che per avere tutti i subfornitori. Io direi che possiamo parlare del perché tu abbia portato, ok, tutti gli orologi della tua collezione, ma hai portato tanti orologi moderni. Sì. Non a caso, domani dove sarai? E domani dopo domani. Watch of Italy. Watch of Italy con il tuo brand sarai presente alla prima edizione di questa nuova mostra, di questa nuova fiera di espositori italiani, di orologeria italiana, di chi ci prova, di chi fa orologi in Italia. Ti auguro buona fortuna. Grazie. Per la fiera. E come cosa ti aspetti domani? Io, senti, le aspettative, ho imparato nella vita che le aspettative è bene averle dopo, perché avere troppe aspettative prima, poi dopo ci rimaniamo male. Si guarderà come è andata dopo. Per me è un'ottima iniziativa, e chapeau a Fabrizio e a Silvia, perché tutto che sono riusciti, sai, noi italiani siamo molto indipendenti, sono riusciti a mettere assieme quasi 50 aziende hanno italiane. Hanno fatto un lavoro di organizzazione interessante. Molto importante. Sì. Spero che la cosa vada avanti, non solo a livello di mostra, ma che sia possibile, tramite questo tipo di organizzazione, portare avanti anche discorsi più complessi e più interessanti. Nel senso che si può partecipare come Watch of Italy anche a mostre internazionali, e penso che potrebbe avere un ottimo risultato, perché noi italiani fortunatamente nel mondo ancora ci rispettano, cioè, soprattutto il nostro design, il nostro cuore, i nostri macelli che facciamo, ma li facciamo divertire, diciamo, in questa maniera. E allora, dicevamo praticamente che siamo arrivati alla parte dove parliamo degli orologi moderni che hai portato qua, gli orologi che presenterai domani e gli orologi che produci. Sì. Allora, io vorrei parlare però di due orologi particolari. Sì, certo. Che non sono in vendita. Dicevi dei cronografi. Ah, esatto. Parlamene. Allora. Anzi, parlagliene. Io ho la passione del volo.
vengo da una famiglia di gente che vola, per cui il cuore ha sempre battuto alla parte dell'aeronautica. Faccio solo orologi aeronautici, ho la fortuna di conoscere tante persone nel mondo aeronautico, per cui faccio un orologio che soltanto il personale, ruolo navigante dell'aeronautica militare italiana può acquistare. Un orologio pensato per loro. Io ho grande rispetto per tutte le forze armate sono molto cambiate rispetto a quando ho fatto il militare io in fattoria, adesso abbiamo degli eserciti di professionisti, di persone attente, di persone estremamente motivate. Allora, prima di tutto ho fatto un orologio dove tutto si dà, sì, con le allora glielo mostriamo, sì, con le macro. Con l'aquila turdita, perché deve essere l'orgoglio di appartenenza ad una divisa. Quest'aquila è fatta in oro a 18 carati ed è applicata. Il movimento, fortunatamente Sellita mi ha seguito in questo tipo di operazione, è un movimento, è un SW511, dove la funzione minuti crono non è più a 30 minuti ma a 15 minuti. Perché i 15 minuti? Raccontaglielo. 15 minuti perché diciamo che gli orologi, un pilota diciamo da caccia moderno o anche non da caccia moderno, l'orologio quando è in volo non gli serve, ormai hanno una strumentazione tale... Lo sappiamo, certo. È impensabile. Il pilota, tutti i piloti, ma compreso anch'io quando volavo, l'adrenalina ce l'abbiamo a terra o ce l'hanno a terra, non ce l'hanno quando le ruote vengono staccate dal suolo, perché a quel punto pensano solo alla missione che devono fare. L'adrenalina esiste al momento in cui parte l'allarme fino a quando si alzano le ruote da terra. E questo scramble è certamente inferiore a 15 minuti. Per cui anche un pilota che va a volare su un velivolo incredibile, alla fine corre verso l'aeroplano e il suo obiettivo è stare meno dei 15 minuti. Per cui è lì che guarda l'orologio. E per quello che gli ho fatto il cronometro a 15 minuti. L'hai pensata in questo modo? Venuta fuori un po' dalle loro esigenze. Quest'altro invece che ho fatto non ha i 15 minuti, questo invece ho fatto per il servizio aeronavale della Guardia di Finanza. Ed è praticamente in cassa lo stesso praticamente movimento, però con i contatori disposti verticalmente. E questo qui praticamente ha un altro logo applicato che è la volpe. La volpe è sempre d'oro. Sempre d'oro applicata. Bellissima questa qui. E questo qui è proprio l'orologio di una persona. Cioè di una persona. Di una che persona, è usato, sì. Lo usa e te l'ha prestato. L'ha prestato per andare a Voice. Per andare a Voice of Italy. Sì, e diciamo che... È un finanziere, ma gli ho chiesto se me lo poteva prestare fino a lunedì, perché mi fa piacere farlo vedere a Watch of Italy. Sì, 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 no, bello il fondello ed è comunque il numero 39 di 90, infatti sì, sono 90 di questi qui con questo logo. Particolare. Che poi sono venuti fuori 89 perché nell'ultimo ho dei problemi al quadrante, alla barra, cioè non sono... Ok, e quindi ce l'hai tu praticamente? No, non l'ho fatto. L'hai dismesso? C'ho i quadranti lì. C'hai le parti da... Ma non è venuto bene. Ok. Presenta dei difetti. Allora, io direi di passare, passiamo. All'ultimo cronografo, gli ultimi due che sono praticamente lo stesso orologio, però con due varianti leggermente diverse, sì. Che è sempre il G50 freccia, e poi c'è l'ultimissimo orologio di oggi che ancora non è apparso sul canale, che spero arriverà sul canale, se avrai il piacere di prestarmelo. Volentieri. Parliamo del G50 freccia, vi invito a recuperare la recensione, ragazzi. La particolarità, diciamolo, ricordiamolo, dei tuoi orologi è la cassa. Per ora fatta con la turbina di un F-104, che ha volato per l'aeronautica militare italiana. Volato in Italia. Ho ancora un disco turbina. Finito questo disco turbina, spero di trovare gli altri pezzi di velivoli dell'aeronautica militare italiana. Se no, non ce l'ho più. Devi trovare qualcos'altro. Sì, sto già trattando per vedere di trovare le altre turbine, che sia Tornado, che sia Macchino. Sto vedendo. Spero che l'aeronautica ripulisca i magazzini, però finché non ripulisce i magazzini è impossibile riuscire a partecipare ai vari bandi, oppure chi partecipa ai bandi che possa prendere queste cose e io di conseguenza andarle a comprare. Beh, ti auguro di riuscire a...
a continuare su questa, su quest'onda, perché la filosofia del brand... Ma non mollo, se non ce l'ho non rifaccio. A questo punto sì. Deve essere sempre questa. Io ti ho fatto un discorso prima che non certo, ripetiamo. Certo, certo, ripetiamolo. Se no, a sapere, ma se non ho le turbine, che sia F104 tornato... ragazzi, non farò più gli orologi, non si muore mica, si aspetterà per ripartire. È un uomo particolare lui, perché l'ho capito anche proprio da come mi ha raccontato alcuni approcci con i clienti. È una persona che ci mette proprio il cuore nella produzione, ma innanzitutto anche proprio come racconta questo mondo. E credo che tu faccia gli orologi per... Perché fai gli orologi? Di fatto, cosa ti spinge a fare? Quello che ti ho detto, la passione, l'amore di prima. Aggiungo una cosa con l'azienda. Quando ho iniziato questa attività, l'azienda che avevo prima, il profitto che cos'era? Era il motore dell'azienda, giusto? Sì. Come il 99,9%, tranne che nella Croce Rossa. Il profitto è il motore dell'azienda. Allora ho cercato di dargli altri termini, di approcciarmi in maniera un pochettino diversa. Allora, per me il profitto deve essere l'olio nel motore dell'azienda. Un motore senza olio grippa, ma non è il motore. Ok, questo è un discorso molto filosofico. Sì, ma però terra terra se ci pensi. Dateci la vostra interpretazione nei commenti. E parliamo dell'ultimo orologio. Sì. L'ultimo orologio che è bellissimo e ti giuro che i render dal sito non gli rendono giustizia, no? Perché sì. È piccolino. E sapete che ho un debole per gli orologi piccoli, ragazzi, è praticamente, per farvi un'idea, grande, sembra molto più piccolo persino di un Seiko Alpinist, di un Seiko Sarb. Bello, veramente, quadrante 3, 6, 9, 12, anche qui sellita SV200. Top grade. Prendo solo il top grade della sellita. Questo ha un quadrante Blue Soleil con indice applicato, è bellissimo, è veramente bello questo qua. È portabilissimo e piacevolissimo, ed è un grande mulo, Cioè, sì, il mio non ce l'ho dietro perché mi vergogno a presentarlo dalle botte che c'ha sotto. No, certo. Io lo trovo abbia una vestibilità bellissima, cioè lo trovo anche elegante a modo suo. Qui se la dopri con la giacca blu oppure anche con i jeans, tranquillamente. Ma poi piacevolissima. Poi guarda una cosa bella, secondo me, che i miei orologi hanno, che qui vedi. Allora, la corona, vedi che va dentro la cassa? Cioè, intendi che va sotto la lunetta? Ah, no, si avvita dentro la cassa. Allora, di solito... È vero, è scavata, è vero. Di solito te le corone le vedi così. Le vedi sporgere tutte fuori. Perfetto. Allora, questa è una lavorazione in più che si fa della cassa, è un'attenzione, è una questione estetica, perché se te c'è una superficie tonda e poi ci metti una superficie, come posso dire, una linea retta, hai, come posso dire, qualcosa che non sta bene. Entrando dentro sembra che la corona si segua La silhouette della cassa. E l'altra cosa è una protezione. Te nel tuo magnifico Tudor, giustamente loro cosa hanno fatto? Le spallette proteggi corona. Perché è un punto delicato dell'orologio. Sì, sì. Cioè, a te ti passa una bottarellina se non c'è la protezione. Se è troppo sporgente, assolutamente sì. È una cretinata poi. No, ma è una soluzione tecnica che non si vede praticamente mai. E di fatto la corona sembra più piccola. Quando è evitata sembra più piccola. Sì. Però ovviamente devi fare corone con grande grip. Sì, no, allora, un punto veramente piacevole di questi orologi, anche del crono, sì. Ma di questo ancora di più mi sembra di dire, è proprio il canotto, cioè come avvita, è molto piacevole. Questo orologio è stupendo, veramente grazie. Bello. Il quadrante è veramente bello, cioè non so veramente da... Poi la cassa la trovo fantastica. Vedo il bisello lucido e la parte di sopra, no? Sfaccettato, la cassa molto tagliente. Vado pro casse, come posso dire, faccio tutte satinate per due motivi. Ho satinato lo spazzolare a mano. Uno, perché venendo da una fusione di una turbina, cioè da una turbina o da qualsiasi altro materiale, siccome sono fusione a cera persa, non sottovuoto, ti rimangono i pallini neri dell'ossigeno. E allora, facendo la satinatura, questi pallini tendono a mascherarsi. Riesci a risolvere questo problema? Sì, oddio, li vedi sempre, dovresti prendere la lente ingrandimento. E poi, per un altro motivo, io faccio orologi aeronautici. Allora, in volo io ho bisogno che non si riflettano,
le cose. Per cui se avessi fatto delle casse, adoperasse le casse lucide, il sole mi potrebbe dar noia perché riflette. Riflessi, ovviamente, cui, esatto. Essendo anche orologi tecnici, mi viene naturale dire che è un orologio più robusto, che non si deve graffiare così facilmente. Sì, oddio, questi si graffiano, onestamente. Sì, però intendo. È l'acciaio di questa turbina che si graffia. È un po' morbido. Non è morbido, è tragicamente morbido. Tragicamente morbido. Li graffia a guardare, però non si dilata. Ok. Io una volta mi sono divertito a bollire un mio orologio, te lo giuro, l'ho bollito per 5 minuti e poi l'ho messo in frigo. Hai fatto i test, uno stress test? Così, la classica domenica che piove. Non avevi niente da fare? Non ha niente a che fare, buttiamo via un orologio, proviamo a bollirlo. E ha funzionato, continua a funzionare. E non è entrata l'acqua. Riguardo la resistenza alle airline, magari sì, magari l'urto gli fa la bottarellina, può capitare su qualsiasi acciaio, diciamocelo. Però una parte satinata così, quando ti capita magari di appoggiarlo su un marmo, non si graffia come un orologio. La cassa è fatta con la turbina LF104. Fondello e lunetta sono d'acciaio 316, Ah, ok, quindi allora, la cassa... perché nella turbina io ho anche una parte di titanio e di zinco, per cui è bene che non stia sulla pelle. Ok. Cioè, a me non farebbe nulla, però non so come stanno le persone. Uh-huh. Cioè, fondello è in acciaio 316. Uh-huh. Questa non la sapevo, meno male che me l'hai detto, così sono ancora più informato. Francesco. Niente, grazie. È stato un piacere e questo... lo voglio recensire. Perfetto. Voglio portarlo sul canale perché è un orologio bello. Ragazzi, spero che questa chiacchierata super informale tra me e Francesco vi sia piaciuta. Questi sono orologi molto diversi tra di loro. C'è una parte che è piena di sapore, di famiglia, storia, e dall'altra invece il coraggio di creare un'azienda, di provare a fare qualcosa che sempre si basa comunque su una passione di un uomo, perché lui è un'azienda, Orologi Calamai, basata su una singola persona. Ma sono contento, non mi va malissimo. Sono mi fa lavorare un po' troppo delle volte, ma insomma, ti tieni occupato? Delle volte mi lamento. Anche troppo. Delle volte mi lamento. Francesco, io ti rinnovo i ringraziamenti e ovviamente ci vediamo anche domani in fiera. Ci vediamo io e te. Anche domani in fiera. Adesso io ti offro un caffè, spegniamo il video, ragazzi, e spero vi sia piaciuto. Lasciatemi ovviamente qui sotto in un vostro commento riguardo questo video, suggerimenti magari per lui, qualsiasi cosa, ragazzi, qualsiasi riflessione. Noi saremo lieti di leggerla, perché anche lui è molto attivo nella sezione commenti, anche sotto la recensione, era lì che rispondeva a tutti. Per forza, scusami, certo. Mi sembra doverosa. Mettete un bel like, anzi entrate con tutti i vostri profili, lasciate tutti i like possibili e ci vediamo alla prossima, ragazzi. Grazie a tutti. Salve, ciao. Perfetto, Francesco. Io spero di essere andato bene. Va benissimo. Te che sei più bravo.